IBM Open Source, una relazione di lunga data, più di 30 anni fa. 30 anni fa abbiamo iniziato con i vari dialetti di Linux, ora saltando in effetti una storia di 30 anni, dove siamo oggi? Oggi siamo una società che dal punto di vista di contributo all'open source è presente su tutti i vari tavoli dove si definiscono gli standard, nei vari consorzi, ma sicuramente ancora più importante con i nostri laboratori, ad esempio su GitHub, che è la community più grande di ambienti per ambienti open source, noi siamo i maggiori contributori. Quindi noi proprio diamo sorgenti e diamo codice per la comunità open source. Da un punto di vista commerciale, le tecnologie open source sono integrate nelle nostre soluzioni e nel nostro software. Banalmente, andando a vedere ad esempio solo la parte dati, le piattaforme Hadoop come repository, i database tipo CouchDB, MariaDB, MongoDB e così via, sono tutte soluzioni open source integrate nelle nostre soluzioni. Cosa abbiamo fatto ultimamente? Abbiamo rafforzato e accelerato la nostra strategia open source con l'acquisizione di Red Hat. Perché? Perché Red Hat è la più grande società totalmente basata su open source. Lo abbiamo fatto alcuni mesi fa. La prima cosa concreta è che tutti i prodotti IBM e tutte le soluzioni IBM sono oggi disponibili su una piattaforma Red Hat full open source, che è quella costituita da Linux Red Hat e OpenShift. Questa piattaforma ha la caratteristica chiaramente di essere tutto open source, ma anche di essere disponibili su tutti i maggiori cloud provider. Questo fa sì che tutto lo stack IBM di prodotti e soluzioni è disponibile in modalità, noi diciamo, hybrid cloud su tutte le piattaforme oggi disponibili in cloud e on-premise. Guardando alla giornata di oggi, quindi a questo Open Source Day, abbiamo certamente confermato la centralità dell'open source sul mercato IT. Un esempio che volevo portare era quello dell'area telco. L'area telco dove il player che fa da padrone è chiaramente il 5G. Il 5G però si trascina una serie di tecnologie innovative, ad esempio l'edge computing, che è quella che fa sì, visto che in una vista 5G i dati che devo elaborare sono talmente tanti che è impossibile pensare a un'architettura classica dove io elaboro i dati centralmente. Edge computing è io vado a elaborare i dati dove sono, sui device. Una tecnologia come questa, l'edge computing, che è una tecnologia innovativa, che deve essere sviluppata con la velocità del mercato, quindi a 2-3 mesi deve portare soluzioni sul mercato. Qual è il modo migliore per svilupparla? Sicuramente è quello di andare a vedere il patrimonio open source, andare a costruire dei building block tutti in open source e riuscire a portare sul mercato velocissimamente queste applicazioni. Ecco, questo è un po' quello che volevo condividere oggi alla fine di questa giornata.